Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui per fare una sfida. Una sfida che decreterà chi dovrà fare un chest opening clamoroso. Intanto per incominciare, per fare questa sfida, qui con noi c'è Joele. Bella a tutti ragazzi. Ovviamente trovate il link del suo canale qua sotto in descrizione, perché questo video sarà diviso in due. La prima parte è qui da me, la seconda mentre parte la seconda sarà sul mio canale ovviamente. Esatto, esatto. E come ci è venuta in mente questa idea? Allora, vi spoiler subito un video che volevo fare per Natale quando uscirà il mago elettrico. Volevo fare un chest opening di 50.000 gemme, ragazzi, ok? E lui doveva fare un chest opening per conto suo molto grande sopra le 100.000. Allora abbiamo pensato di fare appunto questa sfida, e che quindi decreterà chi dovrà fare questo immenso chest opening. Quindi io poi alzerò un po' la posta in gioco, quindi invece di 50.000 ne andrò a fare appunto 100.000. E tu già ne avevi intenzione di fare 100.000, no? Ma sì. Ma sì. Ma sì. E allora ragazzi, però io vi dico subito che è già da qualche mese che sto mettendo da parte dei soldi sull'Apple Card, sull'iOS, insomma i soldi su iOS per fare questo chest opening grazie ad un'applicazione. Io ora non mi metto a spiegare come funziona questa applicazione perché già ci ho fatto un video a riguardo. Io vi lascio il link in descrizione per il video appunto che vi spiega tutto come fare. Vi dico proprio sinceramente che se volete darmi una mano potete andarlo a fare tranquillamente, se volete fare delle gemme gratis per conto vostro lo potete fare tranquillamente. Vi dico subito che il metodo è 100% funzionante, però vi avviso raga, poi non vi venite a lamentare, che per fare un bel po' di gemme ci vuole parecchio tempo, ok? Quindi raga, quello è ovvio, se no sarebbe troppo facile, cioè metti un codice, tac, 10.000 gemme, cioè, esatto. Infatti, un po' irrealistico. Ve lo dico sinceramente, per me è facile perché poi mettendo il mio codice e scaricandolo tramite il mio link io sto facendo parecchi punti, quindi quello non ve lo nascondo, è ovvia come cosa, però non ve ne ho più neanche parlato nei video perché non mi sembra neanche giusto. Ve ne riparlo ora, perché se vorreste darmi una mano per arrivare a 100.000 gemme ovviamente è gradita. E niente, quindi anche tu l'avevi provato a fare? Sì, ho fatto qualche gemma in questo modo, ovviamente non tutte perché certo, non ho tutto questo gran pubblico, però esatto. Si è dato una mano, diciamo, sì, si è dato una mano, sì, e poi sì, lui mette il resto. Ma anch'io non sono arrivato a 50.000 gemme, il resto ce l'avrei messo io. Beh, ovviamente credo dovresti essere un PewDiePie. Esatto, precisiamo, ci dovrebbe essere troppa, ragazzi, gente per metterlo. Precisiamo questo, ragazzi. Quindi esatto, vabbè, trovate il link in descrizione del mio video, vi spiego un po' come funziona. Anche se l'ho fatto 8 mesi fa quel video, dovrei essere stato abbastanza chiaro. Che poi ripeto, non ho più sponsorizzata quella cosa in nessun altro video perché l'ho fatta, l'ho lasciata lì e poi non me ne è fregato più niente, tra virgolette. Però adesso volevo fare un bel chest opening e niente, vediamo. Che però alla fine codice per codice si fa qualche bella gem, cioè esatto, non è poco. Esatto, non è male, non è assolutamente male. Ok raga, passiamo sul gioco. Eccoci qui. Io andrò ad utilizzare andrò ad utilizzare il mio deck, saranno tre partite. Qui sul mio ne faremo una, per il semplice fatto che questa qui è la prima parte, quindi se ne facessimo due e le vince o tutte e due lui subito o tutte io subito, poi non ci sarebbe la seconda parte sul suo canale. Esatto. Quindi qui sul mio faremo un solo scontro e poi andremo a completare la sfida sul suo canale, che ripeto trovate il link in descrizione. Che credo uscirà praticamente in contemporanea con questo video, perciò una volta finito questo passate su quell'altro. Esatto, esatto, esatto. Tu Gio sei pronto? Sei pronto? Io sono prontissimo, sì. Ok, ti lancio la sfida, mi raccomando accettala e magari c'è sta qualche falco. Vabbè, lì ci stanno due persone qua. Che poi siamo solo io e te probabilmente. Infatti. Ok, vai, l'ho lanciata. Vai. Andiamo. Fatto. Ok ragazzi, ci stiamo per giocare 100.000 gemme. Detto così proprio sembra tipo allenalotto. Esatto. Vai. Ok, io inizio subito a cazzo duro. Bene. Il garretti lì, ai. Ok. Ok, col domatore okay. Lì. Ok. E lo spirito di ghiaccio giustamente va sul domatore e va bene. Però vabbè, non dovremmo prendere troppi danni. Ne abbiamo presi un bel po', però non ne abbiamo presi troppi. Giusto. Ok, questo è perché siamo voluti essere troppo aggressivi, ragazzi. Ora, se la Princess facesse anche un'altra hit non sarebbe male, ma mai nella vita, ok? Ok. Ora qui andiamo di qua. Orda. Mannaggia sto cazzo di moschettiere. Ok. Bello il moschettiere. Gli sgherretti lì. Oh, lo spirito di ghiaccio ottimale. Oh. Uno solo di Elisir fa tanta roba. E va bene, allora aspettiamo un attimino perché sennò qui se riattacchiamo come prima ci riprendiamo tutti quei colpi e non mi sembra il caso. Riandiamo di minatore, va? Vai, te l'aspetto. Ah, quello lì che ci prendiamo i nostri danni, qui ci giochiamo la torre inferno sul domatore, perfetto. Ah, forse dovevo giocare qualcosa perché... Sì, forse era meglio per il minatore. Forse qualcosa. Ma non c'avevo carte. O lo congelavo e non sembrava il caso. Beh, oddio no, la gelo sul minatore non tanto lo vai a sparare. Fa un po' ridere. Eh sì.
Allora, quel moschettiere non è che mi piace tantissimo. Proviamo ad andarlo a prendere col tronco, però se utilizzassi la scarica non lo farei fuori, però così sì, almeno è utile. Andiamo di orda di scheletri, così e così. Vediamo cosa ne esce fuori, dai principessa, se ti sbrighi è tanta roba. Niente, col cavolo, sei lentissima, cavolo. Ammazza, guarda quel goblin lì, tutto fiero che prova ad attaccare. Quale? Eh sì, che goblin, lo sgherro. Ah, lo sgherro, infatti dico il goblin, dove lo vedi il goblin? Oddio, schettiere. Allora, però la scarica lì tu l'hai utilizzata, quindi teoricamente questo barile goblin entra pulito pulito. Pulito pulito. Ah sì, non c'ho niente per difendere. Perfetto. Ora andiamo, vediamo se riesco a prendere tutto. Qua devo usare per forza. No, guarda come l'ha spinto il domatore. Pensavo spingesse andando indietro, porca miseria. Invece l'ha spinto in avanti. È peggio ancora. Forse l'ho giocato un po' troppo. Si dice, un po' troppo. Ecco, la torre è andata giù. Sì, con la princess che la amo. Che c'ho sto danno a splash clamoroso. Oddio. Oh my god. Fatelo fuori. Mamma mia, lo spirito del ghiaccio. Mamma mia, lo spirito del ghiaccio l'ha ghiacciato. Vabbè, dai, ignoranza metto qua. Dai, questa partita l'hai vinta, dai, ci sta. Non ce credo, lo spirito di ghiaccio, se no, cioè, avevi pareggiato probabilmente, anche se non so probabilissimo, se probabilissimo, sì. Se no, se il domatore al 7 ce l'ha più di 262 di danno. Non lo so. No, vabbè, sì, comunque vabbè, comunque avesse dato il colpo, comunque poi tu con la scarica mi buttavi giù la torre, quindi esatto. Quindi sì, comunque sì, ci saresti riuscito, è grandissimo spirito di ghiaccio. Ok, raga, io vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione, perché trovate sia il link del canale di Joele per vedere la seconda parte di questo video e vedere chi dovrà andare a gemmare tutte quelle gemme. Ovviamente trovate anche il link in descrizione del mio video che vi spiega un po' come funziona questa applicazione. Non perdo tempo adesso perché mi sembra inutile, perché ve lo spiego per bene in quel video. Vi dico solo che potreste fare gemme gratis, funziona al 100% perché io le sto facendo. Però ci mettete davvero tanto tempo, quella è l'unica pecca. Però vale la pena, cioè qualche gemma riesce. Magari c'è 5-10 minuti lì, vi perdete un po' di tempo. Per capire come funziona, appunto, vi lascio il link in descrizione. O comunque, se mi volete dare una mano, andatelo a fare a prescindere. Io lì vi ringrazio e niente. Ok, raga, noi ci ritroviamo domani ovviamente con un prossimo video. Ci ritroviamo anche sul canale di Joele, se andate a vedere il video. Ovviamente, passate. Vedete chi deve andare a gemmare, così almeno vi spoilerò anche un super chest opening. Sì, esatto. E niente, ragazzi, noi ci ritroviamo al prossimo video. Ciao! Bella!